Pietro, sei senza fiato e non c'è più gusto. Dai, fermati. E non scappare. Corri, corri! Lasciate che si stanchi, così dopo farà meno resistenza. Dove scappi? Vieni qui, amore, che siamo giovani e belli. Non ce la fai più, eh! Arriviamo! Ehi, ehi, vieni qui! Vieni, vieni, ho fatto una bella cosa! Dai, dai! La sai la favola del lupo mannaro? Guarda, allora! Sei tu? Maledetto il giorno che t'ho conosciuto. È finita l'acquavite. Buongiorno, Nagaina. Buongiorno. Daniel. Daniel Lester. Che c'è? Dov'è finita la mia spilla? Quale spilla? Quella d'oro a forma di fiore. Una spilla a forma di fiore? Certo, la comprai con i miei soldi. Mai vista. Non la trovo più. Di la verità, l'hai venduta senza dirmi niente. Sogni, sogni. La spilla di cui parli esiste solo nella tua mente bacata. Lo dici tu, me la ricordo benissimo. Era una delle poche cose che mi erano rimaste. Allora cercala, cercala, vedrai.
vedrai che salterà fuori. No, non salterà fuori niente, perché tu avevi bisogno di soldi e me l'hai rubata. Tutto mi hai rubato, anche l'ultima cosa che avevo. Finisci, a forza di ubriacarti sei diventata pazza, lasciami in pace. Ti odio, Daniele. Per tutto quello che mai fatto ti manderai in galera. Sei un disgraziato, un miserabile, un fallito, sotto tutti i punti di vista. Morgana. Grazie. Sei tornata. Finalmente ho le idee più chiare. So quello che devo fare adesso. Me ne vado in città. Me ne vado a cercare un lavoro, visto che mio marito non sa guadagnare un soldo. Ti farò vedere io di che cosa sono capace. Fannullone. Nagaina? Prendimi un abito nel guardaroba. Voglio mettermi qualcosa di molto chic. Subito, signora. Oggi è una bella giornata. Mi raccomando, voglio il meglio che c'è. E su, muoviti. Buongiorno, signor Lester. Buongiorno, signor Pasini. Di cattivo umore oggi, eh? Vanno bene. Avete visto? Tutto è cambiato. La mia vecchia arena è diventata un cinema all'aperto. Rende molto di più così. Signor Velasco, qualcuno mi ha detto che voi potete procurarmi un passaporto. È possibile? Tutto è possibile. E tutto è impossibile. Vi do subito un anticipo. È possibile. Fra quanto sarà pronto? Tra 4 giorni. E dove lo ritiro? Qui. Bene. Fra 4 giorni, signor Velasco. Nessuna tenerezza da parte sua. Neanche a letto.
sopporto. C'è una ragione, ma lui non deve saperla. Mi toglierebbe anche quest'ultima gioia. La sua brutalità mi dà piacere. Anche più della tenerezza. Mi pagherebbe come una puttana se avessi i soldi. Ti scandalizzano i miei discorsi, eh? Siediti qui. Massaggiami ancora. Soltanto un poco, signora. Ho molto da fare. Avevo i soldi io quando ci siamo sposati. Ma come ne ha approfittato il signore? E poi, quando sono finiti i soldi, è finito anche l'amore. Non c'è rimasto più niente. La solitudine, nient'altro. Restare senza soldi e senza amore. Proprio ora che mi sento più donna. Sono problemi che tu non hai. Dimmi, Nagaina, che cosa pensi dell'amore? Tu hai fatto solo una domanda. Fai parlare soltanto me. Tu non dici mai niente, vero? Lo sapete che la mia vita non è diversa da quella di tante ragazze come me. E voi la conoscete benissimo, signora Bessi. Ve l'ho raccontata tante volte. Mi piace sentire la tua voce. È l'unica cosa allegra in questa casa. Voi siete troppo buona, signora. Da quella sera, quando mio marito ti portò qui, tutto è cambiato. Non trovi che Daniele sia cambiato? A me pare di sì. Ha ricominciato ad occuparsi del suo lavoro. Sono contenta di essere stata utile. Sei innamorata? No, signora. Come? Non sei innamorata? No, signora. Non me lo vuoi dire, me lo nascondi. No. E non sei mai stata innamorata? No, non ancora. Pensi che ci sia una differenza fra fare l'amore e l'amore? Io la penso come voi, signora. È un segreto. Ma dove accidenti hai nascosto il tuo denaro? Sono ormai 2 mesi che sono qua e che non mi pagate. Beh, è come se tenessi i soldi in banca. Sì, magari. Ma non ve ne preoccupate. Tra poco è la stagione buona. Posso trovare un lavoro. Come ti pare? A me piacerebbe restare con voi. Perché in questa casa mi sento protetta. E per riconoscenza. Thank you.
Daniel! Sì? Perché devi star fuori proprio 15 giorni per i tuoi affari? Ma non lo so, ho detto 15 così per dire. 15, 14, 12, non lo so. Daniel! Che altro c'è? Prima che tu parta ti devo dire una cosa. Ti prego, vieni qui. Ti sto aspettando. Tu parti in auto, Daniel. Non in treno. Certo, lo sai, no? Allora puoi restare ancora un momento. Ti chiedo solo... Tornerò. Tornerò, vedrai. E con un sacco di soldi. Gaina. Bessie. Sta tranquillo, dormi. E tu, va tutto bene? Sì, l'appuntamento è per domani. Ritiro il mio passaporto e concludo l'affare. Ma non mi hai detto di che affare si tratta? Beh, una compravendita. Ma non devi interessartene. Quello che conta è il risultato. Vieni. Sei tutta bagnata. Come sei bella. Ah, l'imbarco è dopodomani, al Molo Est. Il nome della nave è Baia Bacoa. E a che ora si parte? Ah già, alle 8. Alle 8 del mattino. Sei felice? Sono contenta. Ma non sei felice? Sono contenta. Questo è il mio stato d'animo. Contenta, padrone. Non dirla più questa parola. A meno che... A meno che tu non voglia darle un altro significato. Molto diverso. Io sono il tuo padrone, come tu. Sei la mia padrona. Dimmi che mi ami, Nagaina. Dimmelo. Sono contenta di farti piacere. Fare l'amore è amore. Certo, Gloria. Nagaina, l'unico scopo della mia vita ora sei tu.
Non chiedo altro che vivere vicino a te, finalmente tranquillo. Nagaina, tu non devi avere segreti per me. Non ne avrò. Giuramelo. Te l'ho giurato con i miei baci. Non lo hai sentito? Sì, amore. Signor Lester, mi dispiace, ma sto chiudendo, come vedete. Un minuto solo, signor Pasini, vi prego. Sto per partire e ho bisogno di denaro. Ma l'altro giorno avete impegnato... Ho bisogno di realizzare di più. Ma è... Sono un vecchio cliente, no? Ho qui dentro qualcosa che vi potrà interessare. E va bene, accomodatevi. Cassaforte. Ma, signor Lester, è uno scherzo, vero? Ne sono sicuro, io vi conosco da troppo tempo. Aprila! Sì, come volete, come volete. Voi siete Daniel Lester? Sì. Seguiteci al comando di polizia. Venite. Riepiloghiamo.
Avevate un appuntamento con Velasco? Sì. Motivo? Beh, una possibilità di lavoro. Una possibilità di lavoro da parte di Velasco? Certo, perché no? Vendere gioielli per conto di Velasco. Sapete, io ho fatto il rappresentante di Preziosi. Davvero? Anche di quelli rubati, come questi che vi abbiamo trovato addosso? Sui gioielli non c'è nessuna indicazione in proposito. Ma bravo, vi faccio i miei complimenti. Vedo che conservate il vostro spirito. Avete dichiarato di non sapere che Velasco, oltre che un falsario, è un ricettatore. Non solo, ma anche un basista di grossi furti e rapine. Non lo sapevo. Come spiegate la provenienza di questi preziosi? Ve l'ho già detto, non la conosco. Me li ha dati Velasco perché glieli vendessi. Non so altro. Mettetemi a confronto con lui. Per ora Velasco non è disponibile. Che significa questo passaporto falso? Sì, il passaporto l'ho commissionato io a Velasco. Volevo lasciare il paese senza che mia moglie potesse rintracciarmi. La mia vita familiare è sempre stata un inferno. Mia moglie è un'isterica, un'alcolizzata. Potete controllare, lo sanno tutti, vi sarà facile. Voi naturalmente conoscete Pasini, il titolare dell'agenzia dei pegni. Lo conoscete, vero? Sì, certo. Lo conosco bene, sono ricorso spesso a lui. Anche recentemente. Volete dire qualche ora fa? No, alcuni giorni fa. È stato rapinato. I due anelli sono una parte del bottino. Ve l'ho già detto, non so niente. Me li ha dati ve la... Bisogna provarlo. Siete voi che dovete provare il contrario. Nagai, c'è sempre la possibilità di avere quel lavoro? Certo. Ti posso mettere nella lista di Martinez. A che c'è, Nagai? Ti sei innamorata? No, non sono innamorata. Se fossi innamorata, sarei allegra. Riderei tutto il giorno. Non hai ancora trovato l'uomo adatto, eh? No. Ma tu procurami quel lavoro. Ti farò un regalo. Oh, non ce n'è bisogno, con tutto il cuore lo faccio per te, completamente gratis, te lo giuro. Quanto a Pasini, gli hanno sfondato il cranio, ma non è morto. Ha fatto il vostro nome. Non è possibile che Pasini mi accusi, a meno che non sia impazzito. Io non sono un rapinatore. Un sacco di gente può testimoniare sulla mia onestà. E poi basta, per favore, sono stanco.
Se Pasini mi accusa, mettetemi a confronto con lui. Non è possibile per ora. Buongiorno. Buongiorno, signora Bessi. Hai fatto tardi. C'era molta gente al mercato. Ci sono delle novità. È stata qui. Perché? Cercavano il signor Lester? No, ma cosa dici? Cercavano dei gioielli. Hai mai visto dei gioielli in questa casa? No. Neanch'io, t'assicuro. Da tanto tempo. Da anni. E allora? Allora niente. Che c'è? Perché ti preoccupi? Vedi, non mi preoccupo io. Cercavano dei gioielli rubati. C'è stato un furto. Che ne sai? Daniel t'ha detto qualcosa? No, ma è assurdo pensare che il signor Lester... Sono contenta che tu stimi mio marito. Ma ora basta. Nazarene, ascoltami. Questo colpo terribile lo sopporteremo unite. Quale colpo terribile, signora Bessi? Ora più che mai. Dobbiamo aiutarci. Dobbiamo restare insieme. Tu non mi lascerai, lo prometti? Sì, ma dov'è il signor Lester? Oh, piccola cara, giurami che non mi lascerai mai. E in compenso io ti dirò tutto, tutto, eh? Giuramelo. Ve lo giuro. Sì, avete ragione, signor Lester. Faremo i confronti necessari, ma ci sono troppi indizi su di voi. Quindi, per il momento, vi trattengo in arresto. Non ti mischiare. Fine con le mani pulite perché sono innocente. Non sono un delinquente. Egoista! Ehi, Lester! C'è una visita per te. Sei incolpato di cose gravi? No, Nagaina, io non c'entro. Sì, è vero, sono stato da Pasini, ma per affari. Mi hanno arrestato dopo, quando sono andato da Velasco per il passaporto. Sai, quello con un altro nome. Ma io quel passaporto non l'ho mai avuto nelle mani. Meno male. Mi credi? Sì. Sì, ti credo. Nagaina, sei l'unica ragione che io ho per sopravvivere. Certo. Senti, Daniel, io a casa tua non resisto più. Me ne vado. Dove? Io resto qui ancora pochi giorni, forse poche ore. Il mio avvocato è molto bravo, mi farà uscire. A casa almeno sei al sicuro.
non vuoi aspettarmi. Certo che ti aspetto. Ma beh sì, mi tortura tutto il giorno. Dove andresti? In una piantagione. Ho già chiesto a una mia amica di farmi mettere nella lista. Stai tranquillo, sarò trattata bene. Sì, forse meglio. Così quando esco, potremo ricostruire il nostro piano. Dammi tutte le indicazioni precise, perché io possa ritrovarti rapidamente. Sì, Daniel. Nagaina! Nagaina! Mi chiamo Teresita, e tu? Io mi chiamo Nagaina. È la prima volta che lavoro qui. Cuoco, oggi la sbobba era anche peggiore del solito. Protesta con lo chef, oppure cambia il tempo. Beh, almeno da quando c'è Francis in cucina non abbiamo più trovato scarafaggi nella minestra, vero ragazzi? Non te ne vantare troppo, era l'unica carne che ci toccava. Davvero. Ora mangeremo solo verdure. Daniele! Proprio così. Ti fanno sapere che col Pasini sta meglio. Se quello guarisce parla, sei fregato. Ma chi è che me lo manda a dire? È una notizia di Radio Carcere. Forse è un amico, oppure è il tuo avvocato. No, ne dubito, non è così sveglio. Questa è l'ultima notte che passo qui. Beato te. Che farai fuori? Mi arrangerò. Francis, quel tuo piano di evasione è sempre valido? Certo, ma non potrò utilizzarlo. Me lo vendi? Cosa? Ti ho chiesto se me lo vendi. Non mi aspettavo che me ne parlassi. E chi ci pensava che il mio piano d'evasione si potesse vendere? Dì, quanto me lo paghi? Ti farò concludere il più grosso affare della tua vita. Bene, ne ho proprio bisogno. Sai, senza saperlo, avevo già cominciato a darmi da fare per te. Da domani, in cucina ci lavori tu. Il capoguardiano che sovrintende al servizio è già d'accordo. Ma io non capisco niente di cucina. Ma non ti preoccupare, neanch'io. Eppure ho resistito diversi mesi, no? Tu? Quei poveracci hanno resistito. Ora ti spiego tutto. Non devi fare nessun errore, intesi? Venerdì è la giornata giusta. Venerdì? Fuori ci sarò io ad aspettarti. Ma andiamo per ordine. Prima di tutto, voglio sapere come mi pagherai. Ciao, non lo vedi che sono una donna? No. Ah, no, brutto finocchio. Thank you.
ma... Ti chiedo scusa. Mi dispiace. Un po' da Mi dispiace molto. Accidenti. Ramon. Franz. Ciao. Come stai? Come al solito. Quanto vuoi per questa? 70.000 pesos. Troppo. Te ne faccio vedere delle altre, vieni. Quanto costa? Solo 40.000. No, è cara. Questa allora. È un affare, mi contento di 15.000. Più di 10 non te ne do. E va bene. Giusto perché sei un amico, eh? Tieni. Ti regalo questo, un ricordo di prigione. Grazie. Di. Eh? Che ore sono? Sono quasi le 11. Ecco, tra poco ci siamo. Il momento si sta avvicinando. Non devi dimenticare niente, Daniel. Mentre riempiono il pentolone, tu sta calmo, capito? Mi raccomando, Daniel, sta calmo. Calmo. Il pentolone è quasi pieno. 14, 15 e poi è finito. Vai, muoviti. Oggi è venerdì. Fai in modo che la minestra sia particolarmente saporita. E non dimenticare la cannuccia. Stare tranquillo che la litigata te l'organizzo come si deve. Il carrello lo porta il cugino del cognato del fratello di un mio amico. Uno che lavora nel mio ramo. Che buona la minestra, sa di carne. Ma se è venerdì. Arrivato alla lavanderia, il più è fatto. Troverai perfino gli indumenti per cambiarti. A questo punto sei libero, Daniel. Francis! Oh. Cos'è? T'hanno sparato? Ma deve essere rotta. Mi fa un male cane. Com'è successo? Dalla finestra giù.
Non mi avevi detto che era così alto. Se te l'avessi detto, avrei perso il mio affare. Comunque, ti sono grato lo stesso. Andiamo. Ci siamo. Riposati. E non pensare ad altro. Là c'è dell'acqua. Mi guadagnerai un sacco di soldi. Stupida. La donna nelle piantagioni è trattata come un animale, invece è fatta solo per l'amore. Guarda questa carta. Ehi, bellezza. Salve, ho una proposta da farti. Perché stai qui a sgobbare? A che ti serve? Quando sarai vecchia e grassa te ne pentirai. La mia proposta vale anche per te. Ehi, vuoi venire con noi? Guadagnerai un sacco di soldi. Stanca la Gaia? Un po'. Presto ti abituerai. Ce la faccio. La febbre è diminuita. Allora, se sei d'accordo, io me ne vado. Beh, certo. Hai fatto la tua parte e adesso vuoi che io faccia la mia. Beh, se l'ha detto metà a metà, no? Francis, devo chiederti un altro favore. Quale? Mi secca dirtelo, ma... vedi, se non fosse per la gamba, me la caverei certo da solo. Non te ne avrei neanche parlato. Perché certe cose un uomo deve tenersele per sé. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per una ragazza. Non ridere! Scusami. È una cosa importante per me. Molto importante. Sì, capisco. E poi può capitare a tutti. Ho bisogno di lei. Francis. Devi andare a prenderla e portarla qui. Dopo avrai la parte che ti spetta. Dopo, eh? Insomma, non ti fidi di me. E se io volessi prima la mia parte? Non te la darei, Francis. Va bene. E dove la trovo, questa perla di ragazza? Eh? Thank you.
basta, cagliense! Vi occorre una ragazza in magazzino. Tu! Grazie, signore, ma al chiuso ci sto male. Pensaci bene. È un lavoro comodo e con una paga doppia. Il denaro non mi interessa. Molto obbligato, signor Martinez. Accetto io la vostra offerta. Bene. Vieni questa sera. Lascia, la prendo io. Pensavo che mi avresti aspettata. Non ho niente da fare, sai. No, grazie. Ti porto alla piantagione. Non ci torno più alla piantagione. Come sta la tua compagna? La stanno operando per ricucirla. Ha il ventre squarciato. Porci, porci, tutti della stessa razza. E quel maledetto Martinez se la passerà liscia ancora una volta. Dai. Non pensarci più adesso. Tanto non puoi farci niente. Vieni. Il tuo vestito è macchiato di sangue. Te ne compro io uno nuovo. Vuoi? No, grazie. Me lo compro da sola. Salve. Dove abiti? Dove si va? Ma non lo so, dillo tu. Non lo so neanch'io. Ma davvero non hai niente da fare? No, sono in vacanza. Anzi, questo è il mio ultimo giorno di vacanza. Quando ti ho vista ho pensato che mi sarebbe piaciuto passarlo con una ragazza come te. Davvero. Ho tanta fame. Buon segno.
piacerebbe tanto che tu stessi sempre con me. Ehi, hai sentito quello che ti ho detto? Ho sentito. No, tu non puoi capire. Fino a ieri non avrei mai potuto parlare così chiaramente con un uomo. Ma adesso è tutto diverso. Ci torneremo, te lo prometto. Beh, devo andarmene. Ho un impegno alla piantagione di Martinez. Che impegno? Che vai a fare là, me lo dici? Vado a cercare una ragazza. Una ragazza bellissima. Ah, sì? Fa quello che vuoi. Ma dai, è per un mio amico. Ho promesso di portargliela. Perché non se la cerca da solo? Perché non può, è malato. Ma è veramente così bella come hai detto? Così dice il mio amico. Io non l'ho mai vista. Si chiama Nagaina. Beh, cos'altro c'è adesso? Hai visto passare un fantasma per caso? Questo tuo amico lavora con te? Beh, sì, siamo nello stesso ramo, commercio. E come si chiama? Gomez, Ramon Gomez. Ehi, dove vai? Ma sei impazzita? Vieni qui, vieni qui. Che cavolo ti hai preso? Sei un bugiardo. Quel tuo amico, come hai detto che si chiama, Ramon Gomez? Accidenti, che stronzo che sono. Avrei dovuto immaginarlo. Lavorando nella... Ti prego, tienimi accanto a te. Dimmi, come fai tu a sapere... Dove è nascosto Daniel Ester? Chi sei? Il mio vero nome è Francis. Ero marinaio. Quando arrivai in questo paese, mi misi a fare un altro mestiere. Quale? Contrabbando. Qui lo fanno tutti per vivere. Niente di male. Se non ci fosse sempre il pericolo di finire in galera. Ci sono finito. Per più di un anno. Sono uscito una settimana fa. È in carcere, vero, che hai conosciuto Daniel Ester? Sì, ho fatto amicizia con lui. Mi faceva bene. Perché? È innocente? No, la rapina l'ha fatta davvero. Te lo ha confessato lui? Sì, me ne ha anche spiegato le ragioni. Voleva rifarsi una vita con quella ragazza. Quando l'ho rivisto fuori, mi ha mandato alla piantagione per cercarla. L'ama come un disperato. Ma lei è innamorata di lui? Sì, certo, nei primi tempi lo aveva creduto.
Ma poi, quando lui finì in carcere, lei ha avuto tempo di riflettere. Ha avuto la certezza di non esserlo quando per la prima volta nella sua vita si è innamorata davvero. Accidenti. E adesso come faccio a portarla a Daniel? Che razza di puttana. Non lo è. Non lo è! Ha sempre dovuto lottare, fin da piccola, per non diventarlo. Sì, sì, ho capito. Ma io gliela porto lo stesso, a costo di trascinarla per i capelli. Provaci, Francis. Io non voglio più rivederlo. Con lui ho chiuso. Amo te, Francis. Signor notaio? Sì, sì, la casa è intestata a voi. So che l'avete acquistata con i vostri soldi. Però è ipotecata, non ne caverete niente. Me l'aspettavo. Iniziative di mio marito. Per questo vi ho portato a far vedere queste altre carte. Avete ancora la proprietà di Caimana? Com'è possibile? Daniel mi fece firmare una procura per venderla. Poi mi disse di averla ceduta per pochi soldi. Sono passati tanti anni. Beh, dove lo trovava un compratore? Era una zona selvaggia. Ah, sì, io e mio marito ci andavamo a caccia. Eravamo due cacciatori appassionati. Caimana. Ci sono. Caimana. Stringi pure, così potrò camminare prima. Ehi, Francis. È un anticipo. Sembrava un vero rapimento. È una cerimonia all'antica. Non pensavo che si facessero ancora. La donna è sempre una preda. Anche quando si sposa. Non sempre, esiste un'eccezione. E quale? Quando due si vogliono bene veramente. Sì, hai ragione. Si è uguali soltanto quando c'è un vero amore.
Quell'uomo è un pretendente respinto. Il suo gesto è un giuramento. Non si vendicherà più. Forse erano amici. So che cosa pensi. Nagaina. Finalmente. Non ci speravo più. Stai bene, Daniele? Sì, certo. Guarda, posso camminare. Vedi? E Francis? È là fuori. Ti ha raccontato tutto. È stato terribile, sai. Ma come vedi ce l'ho fatta. Anzi, ce l'abbiamo fatta. Cos'hai? Paura? No. Stai tranquilla. Qui non ci troverà nessuno. Siamo sicuro. Ma non ci staremo per molto. Solo qualche giorno e poi ce ne andremo per sempre. No, Daniel, ascolta. Ti prego, Daniel, lasciami. Lasciami andare, ti prego, Daniel! Io non volevo. Non so come dirtelo. Io non verrò con te, lo capisci? Nagaina. Francis! Francis! Lasciala! Perché l'hai chiamato? Cosa vuoi da lui? Cos'è successo? Parla! Lasciala stare. Ah, è così. È così! Io mi ero fidato di te, Francis. Avevo creduto nella tua amicizia. Daniel, mi dispiace, ma la colpa non è di nessuno. Devi credermi. Io non sapevo. Come faccio a spiegarti? Ci siamo innamorati senza sapere. Daniel, non è stato un tradimento. E allora? Perché me l'hai riportata? Perché? Perché? Speravo che comprendessi, che ti facessi una ragione di quanto è successo. Darmi una ragione? Come? Era lei l'unica ragione della mia vita. Tu me l'hai presa, rubata. Francis non ha rubato niente.
Anche se non lo avessi incontrato, io non sarei tornata da te in ogni caso. Non è vero. Non è vero. Non è vero! Quando ero in prigione mi hai giurato che mi avresti aspettato. Anche tu mi avevi giurato di essere innocente. E non era vero. Io non sono come te. Io mantengo i patti. Prendi pure la tua parte. E andatevene. Per questo hai insistito tanto a farmi venire qui. Non rinuncio alla mia parte. Se tocchi uno solo di quei gioielli non mi vedrai mai più. Lasciare andare, ho un piano per fuggire insieme in barba alla polizia. Va via. Lo sapevo che ti eri nascosto qui a Caimano. Eri il nostro rifugio segreto. Va via! Ricordo, amore! Daniel! Non fare pazzie! No! La polizia. Passiamo per la palude.
Nagaina! Nagaina! Non possiamo lasciarlo morire così. Ricordati che voleva ammazzarci. Ma io non me la sento di abbandonarlo. Ma non ti rendi conto del male che ti ha fatto? Ma se non era per lui, noi non ci saremmo mai incontrati. Tiratevi su. Pasini è morto senza parlare. Ma i proprietari hanno riconosciuto gli anelli. Sei colpevole di omicidio. Conosci questi due? No.